Cesio. Stai parlando del carcere? No, sto parlando della scuola. Ah, ok. Esatto. Se qualcuno vive un po' come... No, sì, qualcuno no. vive un po' come qualcuno un carcere. Qualcuno ha vissuto un po'... cosa succede nella scuola? Succede che in un liceo di Biella c'è una proposta di iniziare le lezioni scolastiche un po' più tardi. Oh, sai, tipo... normalmente si inizia alle 8, fra le 8 e le 8 e 10. Chi se lo dimentica, esatto. Quell'incubo. Le scuole, diciamo, un po' più illuminate riescono a mantenere come orario di apertura le 8:30, quindi entrata 8:20, 8:30, poi 8:35 iniziano subito le lezioni. Invece in questo liceo, che è il liceo scientifico Avogadro di Biella, si propone di iniziare le lezioni alle 10:15. Oh, quindi... bravi, alle 10:15 è un buon orario per la miseria. Quindi inizio lezione alle 10:15, entrata degli studenti alle 10, tranquilli, si supera tranquillamente l'hangover della sera prima, soprattutto la domenica. O il... La sera Leoni e di giorno Leoni lo stesso, perché ha dormito fino a tardi. Quindi vogliamo capire come mai è nata questa proposta. Lo facciamo ovviamente con il preside di questo liceo scientifico statale Avogadro di Biella, il professor David Cohen, che ha il telefono con noi. Professor Cohen, buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi. Buongiorno a voi, mi sentite? Perfettamente. Alla grande. Professore, lei è già un idolo dei suoi studenti, dica la verità. No, non la dico ancora, perché io sono cattivissimo. Questo è il mio ruolo. Lei è cattivo? Sì. Ma lei è diventato cattivo quando è diventato preside o era già cattivo? Era pre-cattivo? No, sono nato già cattivo, era uno dei requisiti per diventare cattivo. Ovviamente fanno un test, fanno strangolare dei cuccioli se ce la fa. Senta, ci spieghi come è nata questa idea? Perché in realtà non è una semplicemente organizzazione dei tempi, ma in un convegno che avete fatto in questo fine settimana c'è una proposta anche sulla capacità di ricettività delle informazioni da parte degli studenti, giusto? Ma la premessa è di tipo medico-biologica, però non è un'idea che abbiamo scoperto, se ben chiaro, l'abbiamo rubata. Sì, l'hanno già fatto in Inghilterra, è stato un bel furto. In Inghilterra c'è una scuola basata su questo concetto, loro cominciano dopo le 10 e vanno avanti fino alle 5 del pomeriggio, ottimo, classica ora del tè. Hanno avuto risultati strepitosi e... in Inghilterra li misurano proprio con molta attenzione i risultati, e abbiamo deciso di trovare dei volontari per farlo anche noi. Ovviamente dei volontari, perché non tutti sono disponibili, c'è una questione di famiglie, ma ci sembra che sia una possibilità interessante. Se si parla di liceo, comunque in linea di massima, come dire, la gestione degli orari in famiglia dovrebbe essere abbastanza nelle mani dello studente, perché ormai siamo grandicelli, per cui ci si sveglia dopo, si va da soli a scuola. Ma no. Sì, non solo quello, siccome è una cittadina piccola siamo anche favoriti dal fatto che parecchie persone non devono avere lunghi tempi di trasporto, quindi possono anche venire certo. Allora, lei ha detto che state cercando dei volontari, nel senso che questo è un progetto che partirà nel prossimo anno scolastico o già quest'anno con gli studenti che stanno svolgendo l'attività nel vostro liceo? No, lo partiamo con l'anno prossimo, in modo da se ci riadiamo da formare la classe che faccia questo, perché attualmente noi, anche proponendolo, è difficile che in una classe tutti lo vogliano fare, sì, sarebbe un'ingiustizia. Ma l'anno prossimo, primo settembre, si parte. E i docenti come l'hanno presa? Perché anche per i docenti cambia un po', diciamo, lo sviluppo della giornata lavorativa, si sposta un po' più verso il pomeriggio. Allora, abbiamo chiesto volontari anche fra i docenti. Io devo dire che ha presente i docenti gufi, quelli che la mattina sono nel loro personale banco di nebbia. Quelli hanno subito alzato la mano e hanno detto io lo faccio io. Quindi non c'è stato, è una cosa che vale problema, per tu. Ecco. Ma ci spiega un po' come funziona questa cosa, perché io sono, personalmente, ho cercato di convincere tutta la vita quelli che mi stavano intorno che svegliandosi tardi si ragiona meglio, e tutti mi hanno sempre detto no, che era pigrizia, ma invece avevo ragione. No, aveva perfettamente ragione. Io lo voglio bene. Allora, mettiamola così. Ci spieghi. Tra gli adulti ci sono quelli che si chiamano le allodole, quelli che si chiamano i gufi. Perfetto. Cioè, le allodole sono quelli che alle 6 di mattina sono già lì che cantano e danno un fastidio terribile. Esatto, che sarebbe meglio. E sono quelli che invece a mezzanotte vorrebbero fare la spaghettata e tutti cantano. Eccola lì. Professor Cohen, una cosa, cioè, ci dica, le allodole sono delle persone malate che hanno dei problemi, ce lo conferma? Dipende dal punto di vista, in effetti. Più che altro non devono sposarsi tra di loro, diciamo, con quelli dell'altro tipo. Con i gufi, certo. Esatto.
poi c'è tutta una fascia media, se ben chiaro, perché in natura c'è sempre la fascia media, quindi ci sono persone assolutamente neutre da questo punto. Gli adolescenti sono diversi perché hanno comunque tutti, comunque siano, uno spostamento pare di circa 2 ore, per cui comunque per svegliarsi alle 7 per loro è come svegliarsi alle 5 per noi. Quindi qualcuno si adatta di più, perché d'altra parte a scuola sono tutti andati e l'hanno tutte fatta e morti pochini, ma comunque il discorso è che vanno a scuola certi in condizioni di poca lucidità, diciamo, si così poi verso le 10 e le 11. Certo, ma lei per essere un presidente alle 10 e le 11 ci sono. Dica. No, dicevo che lei per essere un preside cattivo è piuttosto buono in realtà, perché comunque va incontro alle esigenze degli studenti in modo molto comprensivo. No, piuttosto tolgo loro tutte le scuse, la guardi da questo punto di vista. Ok, certo, sì. Molto bene. A quel punto devono rendere. Esatto, a quel punto devono rendere. Se va come si dice, se rendono di più, siamo tutti più contenti. Certo, certo. Poi, soprattutto chiaramente qualcuno francamente non lo potrà fare. Cioè, vabbè, tutti quelli ho capito, che hanno gli impegni extra sportivi, musicali, danza, musica e così via, non ce la possono fare, questo è ovvio. Senta, qualcuno si è opposto fermamente a questo progetto? E se questo qualcuno esiste, chi è e che motivazioni le ha portato? Allora, al momento il progetto è stato appena presentato, diciamo, al pubblico, quindi le prime reazioni sono forse le vostre. Non siamo i primi. No, figuri, cioè io dico che le allodole sono persone malate, quindi. ho capito. Gli insegnanti hanno avuto discussioni abbastanza belle, intense, discussioni, non opposizioni di principio. Oltretutto, io questo l'ho dato in mano agli insegnanti di scienze, che dico studiatelo dal punto di vista scientifico, mi hanno detto sta in piedi, non è detto che sia vero, ma sta in piedi. Certo. Proviamo così. Senta, questa cosa riguarda soltanto il mondo della scuola o anche il mondo del lavoro? Perché è importante? Ma io direi che il mondo del lavoro adesso con telelavoro, con lavoro a distanza, con tante cose, potrebbe essere forse più avanti di noi, ma non ho notizie, perché gli studi che hanno fatto li hanno fatti sugli adolescenti. Sì, è vero, è vero, è vero. Quando poi si rientra nell'età diciamo matura, che sarebbe poi 22 anni, a quel punto i ritmi sono normalissimi. Senta, ci chiedono i nostri ascoltatori, anzi un'ascoltatrice in particolare, se è possibile sapere di quale scuola inglese si tratta, quella della prima sperimentazione riguardo al cambio di orario. È la Monk Seton School. Monk Seton? Monk Seton. Monk Seton School. Ok. Sembra un nome... Di dove? Di Londra? Di Oxford? No, è di una cittadina, adesso onestamente sono fuori in memoria, non me lo ricordo. Che Oxford? No, lo si trova sul web, si trova. Perfetto. È un po' presto per avere la memoria che funziona, la capiamo. Senta, invece ha ragione anche lei. Certo. E ci dicono, un'ascoltatrice che è assolutamente d'accordo con lei, dice che rifarebbe il liceo per poter rientrare alle 10, che era il suo sogno sin da ragazzina, che delle prime 2 ore non ricorda nulla. E siamo in tanti, probabilmente. Sì, ma non tanto da rifarlo. Comunque pensi anche alla soddisfazione di queste persone che prima di venire a scuola passano davanti alle finestre dei loro amici a fare la pernacchia. Certo, certo, niente male, niente male. Beh, però poi ci sono gli altri che escono alle 13 o alle 13:30 che fanno le pernacchie a quelli che usciranno a metà pomeriggio. Se... è comunque un pareggio. No, certo. Senta, mi raccomando, picchi duro sulle allodole, perché il mondo deve essere dei gufi, sì, lo dica. Va bene, cercherò di picchiare un po' sugli uno, un po' sugli altri, così non smentisco la mia fama. Va bene. Arrivederci. Grazie, professor Cohen, grazie. Preside del liceo scientifico Avogadro di Biella, che ha lanciato questa proposta di iniziare le lezioni alle 10:15, quindi con ingresso in aula alle 10, non come succede adesso alle 8. C'era un delay nel telefono che manco in Honduras. Sì, è vero, ma lui era in Honduras, perché... Biella di Honduras. Sì, la Biella di Honduras. Certo.